gol pesanti per Gennaro Borelli, ancora una volta nel finale, l'ex attaccante del Monopoli. Nel secondo posticipo della domenica dedicata alla 22esima giornata vince ancora una volta la capolista, il Frosinone di Fabio Grosso. Ragazzi, è una vittoria determinante per quanto riguarda la rincorsa al sogno chiamato promozione alla Serie A per la formazione ciociara. Arriva la quarta vittoria consecutiva dopo la sconfitta subita nel big match prenatalizio al Luigi Ferraris a Marassi contro il grifone di Alberto Gilardino, con il tap-in vincente in quell'occasione di Albert Gudmundsson. È un pronto riscatto dopo la sconfitta contro il grifone, quarta vittoria consecutiva. Una classifica che sta letteralmente facendo impazzire una piazza intera, perché la classifica parla da sola. 48 punti in classifica, più 8 sul grifone, più 9 sul terzo posto. Il Frosinone di Fabio Grosso sta letteralmente ammazzando il campionato. E il Benito Stirpe è l'uomo in più in questo sogno, in questo viaggio che riporterà a 4 anni di distanza il Frosinone in Serie A, nella massima serie del calcio italiano. 11 partite giocate davanti al pubblico amico, 9 vittorie, 2 pareggi, 18 gol fatti, soli 3 subiti. Ancora una volta l'ex attaccante del Monopoli, che dopo una buona stagione lo scorso anno in Serie C con la maglia della formazione pugliese, realizzando ben 9 gol tra stagione regolare e playoff, ha scelto questo ruolo più marginale ma decisivo in certe circostanze. Ad esempio, il gol siglato lo scorso 14 ottobre al Penso nel finale, prima Mulattieri e poi lo stesso Gennaro Borelli per il 3-1 ciociaro nella finale al Penso contro la formazione di Ivan Jarbovic, ma pensiamo un po' anche al colpo di testa nel big match della giornata seguente proprio qui allo Stirpe contro il Bari di Michele Mignani, gol decisivo proprio negli ultimi istanti. Una partita decisa da un contatto con la mano in di rigore da Dam Foulon con il centrocampista terzino, che ha colpito la palla con la mano su uno spiovente da parte di Lulic. Gran controllo dell'ex cremonese, colpaccio di mercato in questa sessione invernale. L'uruguaiano Baez, lo scorso anno determinante nella rincorsa promozione della Cremonese di Fabio Pecchia, fuori dalle scelte prima di Massimiliano Alvini e poi Davide Ballardini, in questa seconda parte di stagione sarà grande protagonista nella formazione ciociaria di Fabio Grosso. Bel pallone controllato, come detto, dall'ex cremonese Baez, la cross di Lulic per lo stesso Borelli, entrato al 77esimo al posto del grande ex di turno Roberto Insigne. Parleremo, perché Frosinone-Benevento è stata anche la partita dei grandi ex. Il pallone controllato da Borelli e poi che va a sbattere sul braccio di Foulon. Calcio di rigore per il signor Nicolò Baroni della sezione di Firenze. Dagli 11 metri si presenta il subentrato, colui che era appena entrato in campo da pochi istanti, che non sbaglia, freddissimo dagli 11 metri, conclusione centrale con Paleari che si getta alla sua sinistra e fa esplodere letteralmente il Benito Stirpe per il gol che sblocca un match che nella seconda frazione era stato davvero molto molto noioso, poche occasioni da gol, poche occasioni determinanti da entrambe le formazioni, primo tempo vivace, dominato in lungo e in largo dalla formazione ciociara nei primi 20 minuti, molto più equilibrato invece nella seconda parte della prima frazione. Da sottolineare una grande chance per Rodier dopo 20 secondi sulla cross da parte
dell'ex bianco-nero Gianluca Frabotta e poi la grande chance, una combinazione tra Caso e Moro con la conclusione sbilenca per l'ex attaccante della Padova che lo scorso anno aveva emozionato con la maglia della Catania in Serie C. Ancora Lulic, grande giocata su Cappellini all'ottavo, poi Moro, altra conclusione alta sopra la traversa per l'attaccante di proprietà del Sassuolo e poi il tentativo dalla distanza dopo un calcio di punizione battuto da Insigne da parte dello stesso Frabotta. Quindi è il Frosinone a manovrare il match, la prima grande chance però capita per le streghe, per la formazione di Fabio Cannavaro che in contropiede, anche a causa di una leggerezza difensiva della formazione ciociara, con il Cao Aukibi ha una grande chance con il sinistro e l'italo marocchino, però, che non viene sfruttata. Al minuto numero 28, colpo di testa dell'ex Cremonese e Padova, Luca Ravanelli sul calcio piazzato di Insigne al 38esimo. Come dicevamo in precedenza, è stata anche la gara dei grandi ex, lo scambio estivo con Roberto Insigne in terra ciociara e Camilo Ciano invece in Campania, grande ex anche Fabio e Luzzoni in questa e veste di uomo spogliatoio e perno difensivo in ciociaria con la maglia del Frosinone a tentare un altro salto di categoria dopo quelli ottenuti con Benevento e Lecce per un difensore d'esperienza come Fabio Luzzoni. Ragazzi, è una vittoria pesantissima da una parte, una situazione di classifica sempre più positiva perché il Frosinone, come detto, sta ammazzando letteralmente il campionato, più 8 sul Genoa di Alberto Gilardino, più 9 sul terzo posto, una Serie A che sembra essere sempre più vicina. Dall'altra parte invece due pareggi, tre sconfitte nelle ultime 5 gare per il Benevento di Fabio Cannavaro in questa sfida che ha ricordato sicuramente Germania 2006, perché sulla panchina del Frosinone, colui che ha regalato il quarto mondiale agli azzurri sulla Francia di Domenech, dall'altra parte colui che invece ha alzato la bellissima Coppa del Mondo all'Olympic Stadium di Berlino il 9 luglio del 2006. Quindi tante emozioni tra Grosso e Cannavaro nel pre e nel post partita, ovviamente, in questa ennesima sfida tra campioni del mondo in questo bellissimo, emozionante, spettacolare campionato cadetto. Continuano le grandi emozioni con il campionato di Serie B. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!